Salve a tutti, in questo video vi volevo mostrare brevemente alcuni programmi che uso io per fare musica con il PC, partendo da VStack, che è un programma a PreVST della Steinberg, e questo programma lo troviamo anche all'interno del pacchetto Cubase, sempre della Steinberg. Una volta aperto andiamo a selezionare il nostro VST, questi qui sono tutti i miei strumenti virtuali installati sul mio PC. Questo programma apre le estensioni DLL in pratica. Seleziono una Korg Legacy, aspettiamo che carica. Una volta caricato andiamo a selezionare la nostra interfaccia audio MIDI in questo pannello qua, che no, eccolo qua, Tascam. Ora cliccando sulla E ci apre l'interfaccia grafica del nostro VST caricato, in modo da selezionare i vari strumenti interni, che possiamo selezionarli anche tramite il programma VStack. Clicchiamo sopra il banco 33, questi sono tutti i campioni interni di questo VST. Ora facciamo un esempio, suonerò un Do e lui l'ha rilevato. Dopodiché voglio farvi vedere anche un programma gratuito che non mi ha mai dato problemi, che uso per registrare le tracce MIDI. Questo programma ci permette di registrare in multitraccia finché la nostra RAM ne consente, e a qualità 24 bit, e esportare in MP3 o in WAVE. È semplice da usare, come dicevo prima, perché basta cliccare sopra REC. In questo momento sta registrando una traccia in stereofonia e la mia voce è sopra il canale di destra, come configurato nella mia scheda audio esterna. Ora vi farò un esempio di registrazione suonandovi un pezzo. Ecco qui, andiamo su Audacity, clicchiamo sopra Stop, andiamo a tagliare le parti che non ci interessano, la mia voce in pratica, che qua si vede, semplice da usare, e anche la visualizzazione è molto semplice e intuitiva. Basta cliccare sopra la forbici, taglia, andiamo a tagliare il pezzo finale e poi andiamo a tagliare anche l'inizio, che mentre parlavo. Prima di tagliare andiamo a ascoltare dove attacca il pezzo. Ok, da qui. Perfetto, quindi andiamo a selezionarlo. Clicchiamo sopra taglia. Possiamo applicargli degli effetti, per esempio amplificarlo, effetti, amplifica, oppure abbassare il volume. Ecco fatto. Ed ora sta amplificando. Clicchiamo sopra. Ok, magari la registrazione di questo filmato la sentirete un po' bassa, perché la configurazione del programma che uso io purtroppo per registrare le immagini all'interno del mio computer è un po' scadente. Dunque, con questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, ciao e al prossimo video.